Venezuela en este momento está siendo el centro de una agresión sistemática, política, mediática, de carácter diplomático, que rompe los parámetros regulares. Un conto è dirlo a livello giornalistico che il Venezuela ha cerchiato, un conto è vedere una conferenza stampa a tratti veramente molto emozionante del presidente Maduro che appunto lo grida al mondo, sono circondati. Esattamente, sì, è stata un'ottima idea quella di chiamare a raccolta tutti i leader, come ha detto Maduro, dei movimenti sociali, tutti i popoli che nel pianeta non vogliono più questo mondo di barbarie e non sono d'accordo ad avallare una campagna di menzogne che abbiamo già visto ha portato a degli esiti drammatici, come ha ricordato Maduro, dall'Iraq alla Libia, passando per la Siria, e che nulla ha a che vedere con l'esportazione della, tra virgolette, democrazia, che è comunque una democrazia modello Fondo Monetario e Banca Mondiale e che provoca solamente distruzione, disastri e quei bambini di cui tanto poi ci commuoviamo quando li vediamo morire sulle sponde di un Mediterraneo trasformato in cimitero, come ha ricordato ancora il presidente venezuelano. Ricordiamo che il Venezuela è a tutti gli effetti un paese dell'OPEC, grande produttore mondiale di petrolio, inoltre la questione del Mercosur, insomma un tipo di mercato contro le logiche finanziarie mondiali. Insomma, prima l'hanno dipinto come un mostro, poi la controrivoluzione interna con agenti disfunzionali, adesso addirittura un aereo intercettato dall'aviazione venezuelana, ma cioè, insomma, venti di guerra praticamente. Sì, venti di guerra, in ogni caso servono a creare allarmi e a creare una situazione per cui quando l'opposizione venezuelana farà, come probabilmente farà, degli altri tentativi violenti, come già è successo in ripetute circostanze, o tenterà dei colpi di Stato, saranno tutti pronti a giustificarli facendoli passare per pacifici manifestanti contro il terribile dittatore Maduro, che abbiamo perfettamente visto di che pasta invece sia fatto e quali siano i suoi ideali, il suo percorso e i suoi obiettivi. Ambasciatore, una importantissima conferenza stampa che il presidente Maduro ha ritenuto di fare a reti unificate in diretta per tutto il mondo, in tutte le ambasciate. Il Venezuela è sotto attacco dal punto di vista mediatico, ma forse in futuro anche dal punto di vista militare. È in pericolo la democrazia in Venezuela? No, solamente in Venezuela, está en peligro en todo el continente latinoamericano. El ejemplo de Brasil ha sido repetido o se pretende repetir en todos los lugares donde exista una democracia que exprese soberanía frente a los Estados Unidos. La diferencia tal vez está en que en Venezuela hay una democracia participativa que implica de alguna forma una expresión de pueblo participando, activando y respondiendo. El presidente Maduro hoy está siendo vocero de ese pueblo, está siendo vocero de la democracia participativa y está diciéndole al imperio, está diciéndole a todas las fuerzas imperiales, estén o no en América, estén en Europa o estén en otros lugares, está diciéndoles que Venezuela no se va a humillar, que Venezuela no se va a entregar y que va a luchar definitivamente por su democracia. De cualquier manera, fundamentalmente con la Constitución. Pero si la paz y la Constitución no bastan, de cualquier manera.